capitolo del Trattato di Desachimno. Scorsa volta abbiamo studiato le prime due decine di otto del Trattato e oggi iniziamo a studiare la terza decina. Se vi ricordate, scorsa volta avevamo introdotto un concetto che era quello di Chametz Shavar Lava Pesach, cioè vuol dire Chametz sul quale era passato Pesach, Chametz il quale una volta passato Pesach è assorbato, cioè dire c'è divieto di godimento su questo Chametz, a patto appunto che rimanga in possesso di uno yudi, di un ebreo durante Pesach. Il principio è basato sulla trasgressione del divieto Bali Reua di Mazzetta, che non si può né vedere né trovare del Chametz che sia stato, che appunto che sia in nostro possesso durante Pesach. Qui appunto nella Mishnah Jin, nella terza Mishnah del capitolo, troviamo una estensione o comunque un caso particolare riguardo a questo principio. Il caso qual è? Nocri Sheilva et Israel al Chametz. Cioè vuol dire un non ebreo, c'è il Ba che ha fatto un prestito et Israel al Chametz, ad un Israel per il suo Chametz. Achar Pesach mutar bana, dopo Pesach mutar bana, è permesso goderne. Israel c'è il vaetano qui al Chametzò e un Israel c'è il vaetano qui al Chametzò, il quale invece ha fatto un prestito al Nocri, non ebreo, per il suo Chametz. Avare Pesach Asur Bana. Dopo Pesach invece è vietato goderne. Dove sta la difficoltà all'interno di questa espressione della Mishnah? È riuscire a capire a chi si riferisce l'espressione di Chametzò, il suo Chametz, cioè nei due casi, cioè di chi è, del Nocri o dell'Israel. Se pensiamo al principio che abbiamo posto prima, la cosa è abbastanza semplice, perché diciamo che nel momento in cui durante Pesach il Chametz è appartenuto ad uno Yehudi, sarà Asur Bana, d'accordo? Cioè quindi nel momento in cui il Chametz rimane a proprietà del Yehudi durante Pesach, sarà vietato. Rileggiamo un attimo la base. Quindi Nocri c'è il Baet Israel al Chametzò, un Nocri che ha fatto un prestito ad un Israel per il suo Chametz Mutar Bana. Cosa vuol dire? Quindi che durante Pesach questo Chametz è proprietà del Nocri, nella prima parte della Mishnah. Tullio? Sì. La Kippa. Ah, grazie. E quindi durante Pesach è proprietà del non ebreo. E quindi terminato Pesach Mutar Bana. Quello che non capiamo a questo punto però è cosa succede dal punto di vista del prestito. Cioè perché effettivamente noi abbiamo un prestito e abbiamo un mascondo, un pegno, no? Cioè il non ebreo, scusate, l'ebreo dà al non ebreo del Chametz come pegno in cambio di denaro. Adesso la domanda è questa. Il pegno a chi appartiene quando il prestito è attivo, cioè nel momento in cui lo Yehudi ha in mano il denaro e ancora non l'ha restituito al Goi? Domanda. Risposta nel nostro caso, ripeto, a posteriori, partendo dalle conseguenze, diciamo che questo Chametz, visto che è Mutar Bana, è permesso goderne dopo Pesach, dovremmo dire che appartiene al Goi, al non ebreo durante Pesach. Chiaro ragionamento? Non è semplicissimo però, ok? Qui quindi dobbiamo aggiungere un'ulteriore postilla, cioè una specie di retroscena. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui lo Yehudi ha preso il prestito, preso il denaro, ha inserito una clausola che il Chametz era acquistato già dal momento in cui il prestito è avvenuto. Cioè ovviamente che succede? Quando è che chi presta il denaro acquisisce la proprietà dell'oggetto che è stato dato in pegno quando il prestito non viene restituito. Ok? Mm-hmm. Avrei potuto pensare in tutto e per tutto che nel tempo in cui il prestito è attivo e la scadenza ancora non è arrivata, la proprietà del pegno rimane a
chi ha preso il denaro in prestito. Così avrei pensato, ok? Dalla conseguenza di quello che mi dice la Mishnah, capisco che non può essere così, e quindi dobbiamo aggiungere un pezzo della storia, insomma, che non leggiamo sulla Mishnah. In linea di massima, così fanno i commentatori. Guardate Bertinoro, Maot al Hamezzo Kodem a Pesach. Cioè qui è appunto uno cresce da Israele, un ebreo che presta ad un ebreo Maot, gli presta del denaro, al Hamezzo per il suo Hamez, cioè il Hamez dell'ebreo, Kodem a Pesach. Tutto a posto, cioè nel senso lui, l'ebreo a questo punto si è disfatto del suo Hamez prima di Pesach, ma impegnandolo, appunto lo dà come pegno al non ebreo. Che succede? Vi amato a Israele, se io non ti avrò portato Maot il denaro fino al giorno Ploni, fino al giorno X, Kne Meakshav, compralo da adesso. D'accordo? È possibile fare una clausola del genere, insomma, a livello legale. Cioè io, se non estinguerò il debito, ti lascio la proprietà del Hametz a partire già da adesso. Allora, in questo caso, visto che durante Pesach il Hametz è stato proprietà vera e propria del non ebreo, allora questo Hametz è mutar banà, è permesso goderne. Medesimo caso, al contrario, cioè, stavolta è l'ebreo che dà del denaro in prestito a un non ebreo, e il non ebreo dà il proprio Hametz come pegno, con la clausola che se il debito non sarà onorato, l'ebreo acquisterà il Hametz già a partire da adesso, ok? Come la regola in questo caso, sul Banà è vietato goderne, perché si tratta di Hametz Shavar Lav HaPesach, cioè perché durante Pesach quel Hametz è stato proprietà dell'ebreo. Ci siamo? Tutta la logica interna di questa Mishnah è collegata, spiega Bertino, al fatto che poi appunto non il debito effettivamente non è stato restituito all'atto pratico. Cioè, nel momento in cui il debito non viene restituito, l'emafrea, insomma, cioè, retrocedendo, questa dinamica viene chiarita. Però appunto per dire questa cosa è necessario dire che, cosa che non è pacifica e non è ovvia, a partire dal momento del prestito hanno stabilito che la proprietà del pegno sarebbe passata in mano a colui che concedeva il prestito. Ok? Prima parte della Mishnah. Hametz shenatela alav makbolet. Come sapete nella Mishnah troviamo sempre due nuclei, no? Abbiamo una resha e una sefash. Una prima parte della Mishnah all'inizio ed una fine. Hametz shenatela alav makbolet Areukim Boat. Rabban Gamliel Omer, col cena Kelvia con le cappessa Kalat. Qua che è successo? Abbiamo del Hametz Shenafela Alav Mappolet, sul quale Nafal è caduto Alav su di esso Mappolet, un crollo. Cioè cosa vuol dire appunto? Che c'è un crollo di un muro, di una casa, eccetera, eccetera, e abbiamo del Hametz che rimane sepolto. Adesso bisogna andare a togliere le macerie per eliminare il Hametz oppure no? Domanda. Naturalmente considerate che queste cose capitavano più spesso, insomma, ed è più vicina rispetto ad oggi. Adesso ci preoccuperemo tanto rispetto a una mappa. Gli edifici erano molto più bassi e comunque poteva capitare. Areo Kimboar, dice la Mishnah, dice che è come se fosse eliminato. Noi abbiamo introdotto però vari concetti in realtà rispetto alla eliminazione del Hametz, introducendo il trattato quando ci stiamo chiedendo qual è il motivo per cui si fa l'abitazione del Hametz. La ricerca del Hametz abbiamo visto che esistono
effettivamente vari sistemi per eliminare la Kamez. Uno è fisico, cioè bisogna bruciare, buttare a mare, spargere al vento la Kamez, e l'altro invece è quello del bitture, quello dell'annullamento mentale. L'annullamento mentale non è considerato un metodo universalmente valido, e per questo sono previste entrambe le domande. Nel momento in cui sono impossibilitato a farne uno, o comunque uno è considerato come già fatto, come ci dice la Mishnah, che è Kim Wai, è come se fosse stato eliminato, l'altro rimane in piedi oppure no? Domanda. Risposta? Guardate per finora l'ultima riga di pagina Tzadik. Ve'afal piken, tzadik levatelo. Afal piken, anche se è così, cioè anche se è vero che la Mishnah dice che il Mevoar è stato eliminato fisicamente, comunque tzadik levatelo, bisogna annullarlo. Perché? Shem, Yifakea, Haggal, Moed, Benimzao e Raf, perché si potrebbe togliere poi la pietra che ricopre questo Kamez durante Moed e potrebbe arrivare nuovamente a trasgredire il divieto Balire o Balimazè. Cosa guadagno con l'annullamento mentale? Che quel Kamez, per via dell'annullamento mentale, col Kamirà, per capirci, la formula che si dice, non è più mio. Per cui io posso tenere dentro casa mia del Kamez non mio. Come sempre, non lo fate a casa, insomma, al tuo lavoro, però in teoria, nel momento in cui ho del Kamez che non appartiene a me, non sto trasgredendo al divieto secondo la Torah, perché deve essere Kamez di tua proprietà. Quindi annullandolo mentalmente, anche se qualcuno inavvertitamente o meno toglie la pietra che copre il Kamez, comunque io non arriverò mai a trasgredire il divieto perché l'ho annullato. Rabban Gamliel dice, Rabban Gamliel Omer, col cenna che le dia con le cappessa farà. La Gamliel dice, col cenna che le, tutto ciò che il cane non può e non gli ha con le cappessa farà, cercare dietro a lui letteralmente. Cosa vuol dire? Che se un cane è in grado di spostare un cumulo di macerie e arrivare a questo Hametz, secondo Rabban Gamliel, non è da considerarsi come Mevoar, come eliminato fisicamente. Spiega Bertinoro, Vekama i kafissat a Keleb, Gimel Tefachim, cioè questa capacità di ricerca del Keleb, del cane quant'è, Gimel Tefachim, tre palmi, cioè a dire se il mucchio è alto più di tre palmi, il cane mediamente non riesce a spostare tutte quante quelle pietre per prendere la mezzo, non lo fa perché ci vuole troppa fatica, e quindi da considerarsi in Boar. Però se appunto si tratta di un mucchietto e effettivamente esiste la possibilità che un cane possa impossessarsene, allora è necessario togliere di mezzo fisicamente quel Kamez. Leggiamo un attimo il commento, Mishnah 3, siamo prima pagina in fondo. Dal momento che il Kamez dà l'impegno durante Pesach, questo riguarda il primo caso di cui parlavamo, era per essere non ebreo, e in caso di mancato pagamento sarebbe stato di sua proprietà dal momento del prestito, appunto questo è l'elemento fondamentale per spiegare tutta quanta la storia, una volta terminato Pesach è permesso godere. È necessario, tuttavia, che al momento del prestito la condizione sia esplicitata, perché in caso contrario, cioè dire, se non c'è un'affermazione del genere, la regola è differente. Il Hametz rimane del padrone e non di chi lo ha impegno, cioè quindi per poter spiegare la Mishnah abbiamo bisogno di questo retroscena, di questa postilla che non compare sul testo e appunto lo fa filare. Per quanto riguarda invece il secondo caso, nota 2, anche se questo Hametz è inaccessibile è necessario annullarlo, perché in un secondo momento potrebbe tornare ad essere disponibile. Qualcuno potrebbe togliere il mucchio e far tornare in mezzo questo Kamez. 3. Il cane in grado di condividere il Kamez sino all'altezza di tre palmi. C'è una discussione fra i Posechim sulla misura del tefach, del palmo. Sostanzialmente le varie opinioni vanno dagli 8 ai 12 centimetri, con una misura media di 9,6 cm, per cui diciamo che si tratta grosso modo di un'altezza di 30 cm di questo mucchio, o poco meno. Appunto al di sotto di questa altezza diviene necessario estrarre, quindi uno deve togliere il gallo, togliere il mucchio di pietre e togliere la cavezza. Mishnah 4. Aukel trumat chametz bapesach beshogek. Mishalem keren vachomish.
Mesid, Paturni, Tashlumim, Umide Mezim. Allora, qual è il caso? Voi sapete che c'è una mitzvah della Torah che è quella di dare la terumà, appunto questa offerta al Kohen. E in generale il Maseret Terumot, appunto che è il trattato che si occupa di queste regole, nel sesto capitolo, basandosi su un versetto della Torah in nel libro di Ebrei, in Parashat Emor, chi mangia terumah beshoghek, cioè un non coenne che mangi della terumah inavvertitamente, beshoghek, deve risarcire per la terumah che ha mangiato oppure no? Secondo la Torah, in questo caso, deve risarcire il prezzo della terumah aumentandola, cioè dire c'è un multa, possiamo dire, di un quinto del valore della terumà, come solo il pezzo, cioè se mangio 100 dovrò poi appunto pagare un quinto in più. Quindi aukel terumà shoghet meshalem keren bachomish, dice la keren, vuol dire il valore della terumà, e come c'è appunto con l'aggiunta del quinto, cioè la cessione del quinto qui, no? della terumah. Allora, per cui il caso qual è? È chi mangia della terumah di Chametz durante Pesach. Il problema qual è? È quello di stabilire se questa terumah ha un valore economico, perché il Chametz per noi durante Pesach non vale assolutamente niente. La Mishnah dice appunto aukel terumah Chametz, chi mangia della terumah di Chametz di Pesach involontariamente, quindi paga il valore della terumah più un quinto. Perché ci dice così la Mishnah? Vediamo intanto Bettinoro com'è il caso. Come ha fatto questo qui intanto a mangiare del Chametz? Sapeva effettivamente che era Chametz oppure no? Cioè dobbiamo pensare che era così tanto cattivo da non solamente da mangiare della terumah, ma mangiare pure del Chametz durante Pesach. E allora, intanto la Mishnah ci dice che tutta questa cosa è avvenuta involontariamente. Involontariamente rispetto a cosa? Rispetto alla terumah, attenzione. Cioè abbiamo due divieti qua, cioè lui sta da una parte mangiando la terumah e dall'altra parte sta mangiando del Chametz. Adesso lui potrebbe sapere perfettamente che la terumah che sta mangiando è Chametz. Cioè magari mangia un pezzo di pizza, sa che pesa, eccetera, eccetera. Pizza derivante da terumah. Ok? E potrebbe essere appunto perfettamente consapevole del fatto che sta trasgredendo il divieto del Chametz durante Pesach, ma non sapere invece che sta mangiando della terumah. Ok? La shegagà, cioè l'involontarietà per avviare questo meccanismo, è collegata all'inconsapevolezza rispetto alla terumah. Cioè anche se era consapevole di star mangiando del Chametz, l'importante per applicare la regola è che non sapeva di mangiare terumah, perché appunto la Torah prevede esplicitamente che chi mangia involontariamente della terumah è multato in questo modo. Guardate il vertino, Rosh Shaddad di terumah affilo esit bechavetz, appunto i concetti sono shogeg, che vuol dire fare un peccato insomma involontariamente, shogeg, e mesid, che vuol dire farlo in maniera deliberata. Lui shagat batruma, quindi la terumah l'ha mangiata involontariamente, al filo si va chametz, persino se invece sul chametz l'ha fatta apposta. In questo caso, se c'è involontarietà per la terumah, mishalem kerem vachomesh, paga il valore della terumah è un quinto. Ok, vediamo Bertinoro in seguito. Appunto, il problema qual è? Che il Chametz durante Pesach non vale niente, no? Cioè il Chametz va Pesach, appunto il Chametz durante Pesach surbana, è vietato godere del Chametz, però shavemi, e non vale niente. Mishum, quindi anche se diciamo che il Chametz non vale niente, perché Mishum de ochel terumah beshogeg, ktiv,
Rispetto a questo caso, nel Torah, appunto, nella Parashà di Emor c'è scritto: Benatan la Kohen et a Kodesh. Darà a il Kohen et a Kodesh ciò che è sacro. Cosa vuol dire? Davara ruidiot Kodesh. Una cosa che può essere sacra. La domanda qual è? Ho sottratto al Kohen della Terumà. Posso pagare in denaro o dovrò pagare in natura? Risposta della Torah: in questo caso bisogna pagare in natura, perché la Torah chiama questa cosa Kodesh, cioè deve essere un qualcosa su cui può cadere la santità, qualcosa che può essere consacrato. Nel nostro caso abbiamo della Terumà che per essere consacrata in quanto Terumà dovrà essere in natura. Quindi She'en Meshalem lo Maot, non gli dà del denaro, e la Perot, bensì frutti. Ve'atash Lumim, e ciò che viene risarcito, Nasin Truma, diventano Terumà. Cioè, perché appunto il risarcimento consiste a sua volta in Terumà. Ho preso della Terumà, anche se inavvertitamente, dovrò pagare non con denaro, bensì con Terumà. Il Kaak la Badardamimaslina, e per questo motivo quindi qui non stiamo andando dietro al valore economico della cosa, ma stiamo andando in natura. Per cui se c'era X di grano di Terumà, dovrò risarcire X grano di Terumà più un quinto. Questo per quanto riguarda chi mangia Terumà involontariamente. Bemesid patur mit tashlumin un middemezim, invece Bemesid, se l'ha fatto volontariamente, cosa vuol dire? Ci spiega Bertinoro, siamo a 7 righe, 8 righe da quando si stringe sulla colonna di destra. Bemesid cesid patruma al filo shabat bechametz patur mit tashlumin esid patruma, per cui rispetto alla truma l'ha mangiata deliberatamente. Al filuscio che aveva Hametz, anche se ha mangiato Hametz inavvertitamente, patturmina tashlumin, è esente dal risarcimento. Ma perché? No, anch'io non ho capito perché. Adesso vediamo. Il fatto in sé intanto è chiaro, cioè stavolta non deve risarcire. Perché? Un attimo solo. Guardi, continuiamo con Bertinoro. La Mishnah aggiunge un'altra cosa, no? Che è esente da Tashlumin, un middemezzi dal denaro della legna, letteralmente. Vediamo che cosa vuol dire. In Trumat temeai, en shalem de mezzim, shayetare uyala siktakat tavshilo. Abbiamo un caso particolare, è quello di una, che poi vedremo dopo, successivamente nella Mishnah, che è quella di una Terumah impura. Cosa si può fare con questa Terumah impura? Si può usare come combustibile. Adesso diciamo così, è vero che il Hametz non ha valore economico, però magari, abbiamo visto pure l'altra volta una cosa del genere, magari si potrà utilizzare per come combustibile questa Terumah. Adesso il combustibile non vale quanto il cibo, ma un valore minimo ce l'ha. E appunto si dice a filo di mezzim, cioè persino il denaro della legna, cioè quindi considerando la Terumah come se fosse combustibile per alimentare il forno, non deve pagarlo. Perché? Perché il Hametz è assurbanà, cioè divieto di godimento in generale del Hametz, quindi no, lui non potrebbe usare questa Terumah neanche per accendere il forno. La logica qual è? Proseguiamo con Bertinoro. Mishum demesid bitrumah e no e la che shargaslan de alma umaot meshalem le fidamim velo le fimidah. Nel momento in cui io faccio un furto, come viene considerato il risarcimento? Viene considerato in base al proprio valore economico. In generale, cioè questo mangiare Terumà in maniera deliberata è paragonabile a un qualsiasi altro furto. In generale,
quando parliamo dei furti si considera il valore economico dell'oggetto rubato. E adesso torniamo a bomba. Qual è il valore economico del Hametz durante Pesach? Assolutamente niente. E quindi, facendo questa cosa, viene creato evidentemente un cortocircuito, per cui non dovrebbe risarcire nulla, perché il Hametz è surbanà, perché c'è un divieto di godimento su questo Hametz. E quindi non, alla fine non ha fatto perdere niente al Cohen, perché non poteva farci niente. In realtà il caso strano è il primo, non è il secondo, cioè noi ci stupiamo quando sentiamo il secondo, il fatto che debba risarcire in realtà la cosa strana, perché in realtà mangiando del Hametz di Pesach non dovrebbe. Ok, leggiamo il commento. La volontarietà di cui si parla nel Mishnah, come abbiamo visto, è riferita alla Terumah e non alla Hametz. Secondo la Torah, il consumo volontario della Terumah comporta il risarcimento secondo l'interpretazione della Pinca, per mezzo di qualcosa che sia adatto ad essere una Terumah a sua volta e non per mezzo di denaro. Ok, quindi come abbiamo detto dovrà pagare in natura questa Terumah. Mishnah 5. È proprio strano questa cosa. È proprio strano. No, è strana, sì, alla fine rimaniamo un po' spiazzati quando lo leggiamo. Però appunto viene fissato il principio in realtà in maniera abbastanza rigorosa, cioè conoscendo i presupposti della cosa poi diventa più logico. Quindi conviene dire che si è consumato volontariamente? Ma che vuol dire conviene? A un certo punto, se non c'è risarcimento. Che vuol dire? Ho capito, vabbè, non mica stiamo rubando il tasso, c'è un problema religioso qua, insomma, cioè, ha mangiato una cosa, non doveva fare, ha mangiato una cosa consacrata questo qui. Involontariamente e deve risarcire. No, involontariamente, involontariamente deve risarcire, volontariamente non risarcisce. È un paradosso della se lo fa volontariamente. È un paradosso della legge, perché appunto il modo in cui viene risarcito, la modalità attraverso cui viene risarcimento cambia. Ma proprio perché è un problema religioso è paradossale. No, il punto religioso è che siccome il Hametz di cui è vietato godere non vale niente, quindi non c'è da risarcire. Sì, d'accordo, sì. Se l'ha fatto volontariamente. Però risarcisce. No, non importa che sia Hametz. Volontario o involontario, secondo me. Perché cioè, è sempre qualcosa di sacro, quindi perché volontariamente sì, involontariamente. Cioè, questo è la Torah, in questo caso, volete esplicitamente, cioè qui ci troviamo in un caso normale, se lo fa volontariamente, certo che deve risarcire. Cioè, qui è il caso particolare perché ha mangiato del Hametz durante Pesa. Qui viene preso un caso apparentemente marginale all'interno del sistema e viene mostrato un cortocircuito del sistema. Si pone l'attenzione su questo discorso del Hametz e della sua... No, certo, stiamo parlando di questo. Infatti. Stiamo parlando di questo, evidentemente. È spostato il problema. Però appunto, in assoluto, noi dall'altra parte abbiamo questo principio e qui mostriamo, come nel nostro caso specifico, la regola è strana, cioè, e devo dirlo perché è assolutamente controintuitivo in questo caso quello che la vicina mi dice. Allora, Mishnah 5. Entriamo in un altro argomento. E lui va rinunciare a mezzo bene, ed ecco quando va pesa. Bachitim, Basseorim, Bakusmin, Uvashifon, Uvashibolet Shual. Allora, Mishnah qui ci... vabbè, sapete che c'è l'obbligo di mangiare la mazzà la prima sera di Pesach, in base a quanto stabilito in Parashat Bo, capitolo 12 di Shemot, Marishon Barbassariam la Kodesh Baere, appunto la sera del 14, Tokelum Mazzot, cioè se nel 14 si intende l'uscita del 14, Tokelum Mazzot, mangerete le Mazzot. Quindi la prima sera di Pesach c'è l'obbligo della Torah di mangiare le Mazzot. Come si fanno queste Mazzot? Dice la Mishnah, e lui varincia da Mezzebemi e da Bappesa. Queste sono le cose, le sostanze, Shadam, Mezzebemi e da Kodo, attraverso le quali l'uomo esce d'obbligo, Bappesa, di Pesa.
Quali sono queste cose? Sono i cinque cereali: Chitim, Seorim, Kusmin, Shifon e Shibol Chual. I due si conoscono bene, che sono appunto il grano e l'orzo, gli altri tre un pochino meno, che sono la spelta, l'avena e la segale. Kusmin, Shifon e Shibol Chual. Perché queste? Perché si tratta di quelle sostanze che possono lievitare. Cioè, si può fare la mazza solamente con quelle cose che possono diventare famez. Per cui non posso fare la mazza a corniso, per esempio, no? Perché serve l'attenzione quando si fa la mazza che non si arrivi a farle lievitare. E solamente con queste sostanze si esce d'obbligo per la mazza. Quindi la mazza di avena si può fare. La mazza di avena si può fare, non l'ho mai mangiata. Perché questo? Perché poi la Torah ci dirà nella Parasha di Re, nel libro di Devarim, l'otto kalala hametz, quando non mangerai hametz, shivatemito kalala mazzot lechemoni, per sette giorni mangerai mazzot. Da l'accostamento tra il divieto e l'obbligo di mangiare mazzot hanno tratto il principio che le mazzot possono essere fatte solamente con cose che potenzialmente potrebbero generare il divieto. Ok? Così spiega la Gemara. Cioè, Devarim abbaim li defimus, cose che possono lievitare possono essere mazzà. Devarim shenam abbaim li defimus, cose invece che non possono lievitare, ad esempio il riso, dicevamo, perché l'impasto non arriva a lievitare, ma fa un'altra cosa, sirkon, che non saprei rendere in italiano, ma attivano un processo che chimicamente non può definirsi lievitazione. Come la farina di patate, per esempio. Sì, sì, esatto, quella non si chiama lievitazione, non so come si chiama, vabbè. Cioè sirkon, decadimento, degradazione, qualcosa del genere, però appunto non si gonfia. E allora, quindi con queste altre sostanze non si esce d'obbligo per la mazza. E quindi la Mishnah intanto ci stabilisce questo principio importante e prosegue adesso dicendoci che si esce d'obbligo dalla mitzvah anche con un'altra serie di cose. Yotzim bademai, continua la Mishnah, o maser rishon shenitlat rumato, o maser sheni vekdesh sheniftu, viakonim bachala uvat ruma. Avallo batevel velo be maser rishon shenitlat rumato, velo maser sheni vekdesh sheniftu. Chalot tuda urkike nazir, asan latzmo enzer yotzim ben, asan inkor bashuk yotzim ben... dice la Mishnah. Iniziamo a introdurre alcuni concetti. Forse ci conviene già vedere il commento in italiano. Allora, Mishnah 5 siamo. In base a quanto stabilisce la Torah, è possibile per il precetto di mangiare mazza la sera diversa solo utilizzando cereali che possono lievitare di nere hametz. Allora, demai, cosa vuol dire? Demai è un'espressione che viene spiegata dai Kakamim traducendola, rendendola come questo che cos'è. Cosa vuol dire? Si tratta di vegetali sui quali esiste il dubbio che, in quanto raccolti da persone incolte, che sono stati colti da incolti all'atto pratico, non siano state prelevate le decime. Esiste solamente un dubbio, non c'è una certezza rispetto a questo, appunto. Cioè, quindi cereali acquisiti da una persona incolta, da un Amarez, vengono chiamati tecnicamente demai. Come comportarsi rispetto al demai? Nel dubbio bisogna prelevare la decima. La domanda è: ma se ho fatto delle mazzotte con questi cereali demai, posso adempiere alla mitzvah? Oppure no, cosa avrei potuto dire? Avrei potuto dire in via ipotetica che si tratta della mitzvah baba verà, cioè dire una mitzvah che è maturata attraverso una trasgressione.
per esempio, io so, rubo l'ulav a qualcuno e ci faccio la mitzvah. Mm-hmm. Ok? Quello è l'esempio tipico di una mitzvah baba verà, e quindi la mitzvah non vale. Qui invece nel nostro caso dice, consideriamo il fatto che comunque ci troviamo alla base di fronte a un dubbio, comunque la mitzvah è valida. Perché? Perché in realtà il divieto di Demai, appunto di questi cerali sui quali non sappiamo se sono stati prelevati le decime, non è così tanto assoluto, cioè i poveri possono consumare Demai, cioè chiaramente non si va a danneggiare il povero se non quando si è sicuri. Allora, quindi, visto che il povero può mangiare Demai, esiste un caso per cui, in cui non dovrebbero prelevare la decima di Safek, visto che esiste un caso così, allora tutti quanti, anche quelli che non sono poveri, possono uscire d'obbligo attraverso il Demai per fare la mitzvah della mazzà. Perché? Tutti quanti potenzialmente siamo poveri. Questa è la spiegazione, cioè possiamo diventare poveri, cioè se io rinuncio a tutto quello che ho, divento povero. Quindi ho la potenzialità, adesso forse non è la cosa più saggia del mondo, per poter consumare questa mazzà senza prelevare la decima. Ok? Leggiamo la linea 2. Se vi è il sospetto che non sia stata prelevata la decima, qui c'è un errore di battitura, ai cereali utilizzati, in quanto acquisiti da una mazza, con la persona incolta, parliamo di demani in questo caso, se vi è il dubbio se è necessario prelevare la decima, è possibile uscire d'obbligo con questi cereali dal precetto della mazzà, dal momento che i poveri possono consumare demai e chiunque potrebbe rinunciare ai propri beni e divenire in questo modo povero. Poi, Umaser Rishon Shenitla Terumato. Umaser Sheni Vekdesh Shenifdu. Allora, quindi qui poi abbiamo Umaser Rishon, una prima decima, c'è Nitla Terumato. Alla quale sia stata prelevata la sua Terumà. Qual è la decima della Terumà? Si parla in questo caso di Terumat Maser. Vuol dire il Levi riceve la decima e deve riconoscere la decima parte di quello che ha ricevuto al Cohen. Ok? Questa si chiama Terumat Maser. Se abbiamo una decima della quale sia stata prelevata la Terumat Maser, ma invece non è stata presa la Terumah Gedolah, allora il Kohen in generale sappiamo riceve la Terumah. La Terumah corrisponde grosso modo a un cinquantesimo del prodotto, d'accordo? Normalmente viene prelevata la Terumah Gedolah e poi viene data la decima al Levi. Il Levi della decima che riceve dà la decima parte al Kohen. Ci siamo? L'obbligo di dare la Terumah viene maturato solamente da un certo punto della raccolta, cioè quando il prodotto viene portato nell'aia, cioè viene raccolto in un certo posto, allora lì c'è l'obbligo della Terumah. Se viene prelevata la decima prima del momento in cui bisogna riconoscere la Terumah al Kohen, il Levi comunque dovrà dare la Terumat Maser, la Terumah della decima al Kohen. Ok? E non dovrà invece riconoscergli la Terumah Gedolah su quella piccola quantità, anche perché si tratta all'atto pratico di un cinquantesimo del decimo, che è pochissimo rispetto ad una quantità di prodotto così minima. I Chachamim non hanno imposto al Levi di riconoscere la Terumah Gedolah su la decima. È chiaro? È un po' complicatino. Allora, qui abbiamo una decima sulla
quale è stata tolta la Terumat Maser, Trumato appunto, e non invece la Terumat Gedolah. Primo caso. Secondo caso. È quello del Maser Shenibek Desh Sheriflu. Allora, il Maser Sheni invece la seconda decima. Voi sapete che esiste il ciclo dell'anno sabbatico, appunto, che dura 7 anni. Rispetto al prodotto c'è una seconda parte della decima, cioè la seconda parte del prodotto, ulteriore alla decima, una seconda decima che viene sfruttata diversamente in base agli anni. Cioè nel primo, secondo, quarto, quinto anno del ciclo di 7 anni abbiamo il Maser Sheni, abbiamo la seconda decima, mentre nel terzo, nel sesto anno abbiamo il Maser Ani, che vuol dire la decima del povero. Ok? Il Maser Sheni ha come regola quella di essere consumato a Yerushalayim, cioè la seconda decima deve essere consumata a Yerushalayim. La seconda decima a volte, dipende molto da quanto è prodotto, da dove mi trovo, non è sempre agevole consumarla a Yerushalayim, perché dovrei portare fisicamente il prodotto. Per questo motivo è stata prevista la possibilità di riscattare la seconda decima. Stesso gioco di prima, se avete qualcosa che è consacrato, per cui nel momento in cui avete riscattato dovete aggiungere parte del valore, cioè nuovamente un'aggiunta ad un quinto. Però, appunto, se ho 10 euro di vere, aggiungo un quinto e il denaro acquisisce quella che l'uscia ha, e con quel denaro maggiorato vado a Yerushalayim e acquisto altro cibo. Perché devo mangiarlo lì? Ci siamo? Allora, qui ho il caso di una Maser Sheni ed un Hekdesh, ugualmente una cosa consacrata. Posso consacrare un certo oggetto, riscattarlo aggiungendo nuovamente e comprarne un altro uguale per consacrarlo. La kedushah dell'oggetto, la santità dell'oggetto viene trasferita sul denaro per poi passare ad un'altra cosa. Allora, in questo caso parlo di riscatto. Adesso il primo grano, insomma il primo prodotto che ho riscattato, a questo punto torna ad essere, dopo aver riscattato, una cosa profana. E con questo, si dice la Mishnah, posso fare una lamazzà. Un momento. Cioè, qui diciamo, siamo partiti dicendo quali sono le i cinque cereali. Adesso stiamo parlando, ma questi cereali ne utilizziamo uno, ne è uno. Stata pagata una decima su questo cereale? Allora, sì, no, adesso sì, viene presentato un caso molto particolare, che è quella di un di grano dal quale sia stata prelevata la Terumat Maser, cioè a dire il Levi ha riconosciuto al Cohen quello che doveva riconoscere, insomma, la decima sulla decima, ma non la Terumat Gedolah, ma non la Terumat, che corrisponde al 2% del conto. Non sono state pagate tutte quante le tasse su sta decima. Adesso si può utilizzare per fare della mazzà? Risposta sì. Ok? Io non vedo sta risposta sì. Ah, ancora non ci siamo arrivati. Ah, ecco. No, cioè, io sei, cioè, l'esordio è che si esce d'obbligo con De Mai, non ho detto, cioè, con questa cosa rispetto alla quale non so se sono state rilevate le cose. Ma se Rishon ci tratta, ma se Shenivek Desh Sheniftus, cioè una seconda decima, oppure qualcosa che è stato consacrato ed è stato riscattato, posso usarlo per farci la mazzà, Beakwanim, Bakalawa Truma, e Iguanim con la Halà, appunto questa parte dell'impasto che spetta a Iguanim, o a Truma e con la Terumah.
Qual è la logica qui? Che avrei potuto pensare che la mazzà ha un aspetto democratico al suo interno, cioè di essere mazzà mangiabile per tutto, cioè noi facciamo chi ha fame e venga e mangi, ma se il Cohen fa la mazzà con la calà o con la drumà, non funziona così, non è chi vuole venga e mangi, anzi tutt'altro, è vietato, cioè questo è la surah la zara, è proibita, ok? Quindi cosa ci sta dicendo? Cioè rispetto a questi casi strani in cui esistono altre possibili limitazioni, comunque è possibile fare le mazzotte, fabbricarle, ok? Direi così però a questo punto. Per stasera fermiamoci qui, la prossima volta ricominciamo a vedere questa Mishnah e vediamo la seconda parte che risulterà poi una volta rispiegata, risulterà essere un pochino più chiaro. È un po' complicato perché vengono non mischiati, cioè vengono riportati vari concetti di ambiti abbastanza periferici, insomma, rispetto all'applicazione della attuale. Quando c'era il Beth Mikdash sicuramente sarebbero state cose molto più chiare. La prossima volta ripetiamo e appunto vediamo il seguito, ci spiegherà al contrario e come il contrario invece sia vietato. Potete stoppare il tasto rosso, forse.